tratto da Giù le mani dalle donne di Alessia Sorgato. È l'amico della mamma. Sono Alice, ho quasi 8 anni e faccio la terza. A scuola la maestra dice sempre che non si dice faccio la terza, ma vado in terza, ma è uguale, tanto sempre in terza sono. Il prossimo anno faccio la comunione e mia mamma mi compra un bellissimo vestito. Sta già mettendo via i soldini. Certo, mica solo per il vestito, ci sono le scarpe, il cerchietto, quello che ho visto giù da Accessoris, che mi piace da morire, col fiocco di velluto come la principessa Sofia dei cartoni in TV, che quando faccio bene i compiti la nonna me li fa vedere. La mamma dice che quest'anno non vado al mare, forse solo 2 giorni, perché lei deve risparmiare i soldi per la comunione, soprattutto per il ristorante. Perché ha deciso che fa un grande pranzo e invita tutti e poi darà anche i confetti. Io non capisco tanto questo pranzo e non capisco perché non devo andare al mare, perché tanta gente deve venire a mangiare al mio pranzo della comunione. Ma la mamma dice che quando sarà grande capirò perché è più meglio. No, più meglio non si dice, è meglio se tutti pensano che stiamo bene e che vengono al ristorante con noi. Così nessuno pensa che da quando il papà è andato via, noi mangiamo pane e fame, come dice la nonna. Invece io vorrei tanto andare al mare. Non ci vado da un anno e sono sempre qui, a Torino, che è grigio, è freddo. E invece il mare è bello, caldo. Soprattutto vado in spiaggia a giocare con le altre bambine, a pallavolo, sulla riva, a rubabandiera, a mosca cieca. Sì, vabbè, la mamma non può venire in colonia con me, neanche la nonna, ma lo scorso anno sono stata così bene. Quest'anno, se la mamma mi manda in colonia, anche io voglio i 2 pezzi. Ce l'avevano 3 bambine, 2 pezzi, erano bellissime, mica quei calzoncini che sembri un maschio, un vero costume da grande con i fiocchetti che si allacciano sul collo e la schiena. E poi ti resta il segno del sole. L'anno scorso la mamma ha strillato. Cos'è che vuoi te? Né? Ma sei piccola, io non trovo i soldi sulle piante, poi non ti serve. E invece quest'anno mi serve, perché? Perché sono grande e cominciano a crescermi le tette. Sì, non tanto, un po', ma si vedono poco, ma non sono piatta piatta come l'anno scorso. Anche Valerio se n'è accorto. Valerio è l'amico della mamma. Un tizio che lavora con lei, ogni tanto esce con lei o viene qui a casa nostra. La nonna non lo sopporta, dice che è strano, che non la convince. Invece la mamma, quando c'è lui, è più carina, si mette rossetto, fa tante risatine. Quando viene a casa nostra, Valerio mi prende sempre in braccio e dice che sono pesante, per questo mi sposta un po' a destra e un po' a sinistra. Quando sono in braccio a lui mi prende sempre sotto le ascelle, con le manone grandi che ha, e mi sposta un po' qui, un po' lì. Io sento sotto alle mutande una cosa dura che sporge e sono scomoda. E se la nonna lo guarda male, Valerio dice: insomma, Alice, ti appunto lo scorpione che ti agiti così? Ma non è colpa mia, io sono ferma. È lui che si muove.